e consegneremo ai nostri figli, ai nostri bambini, ai nostri nipoti una terra avvelenata e non un pianeta vivente. Questa è una responsabilità di tutti. E allora Michele, che combatte il male, ci dice tre cose fondamentalmente. La prima, appunto, che il male oggi è anche la distruzione del creato, e quindi chi combatte per difendere il creato combatte per difendere il futuro dell'umanità. Poi ci dice un'altra cosa, che occorre mettere insieme la parte razionale del cervello con quella intuitiva e profonda. Noi parlavamo prima di sincronie, di sinergie, anch'io sono contrario all'esoterismo d'accatto, però esistono delle vie del cuore, se vogliamo dirla con Pascal, che la ragione non conosce. Io ne so qualcosa perché l'ho imparato dagli indigeni dell'Amazzonia. Comunque è arrivato il momento di mettere insieme questi due tipi di intelligenza, quella intuitiva, emotiva, e quella invece razionale, quindi quella che io chiamo la vox loica nel mio libro, che deve sempre restare accanto a noi. L'altra cosa che insegna Michele è la differenza tra la violenza e la forza. Certo, lui ha in mano la spada, la solleva, la fa vedere, ma non la usa mai. Se voi pensate all'iconografia dell'Arcangelo Michele, non trovate un dipinto, una scultura in cui lui scanni, ammazzi o se la prenda col povero diavolo ai suoi piedi. Anzi, con grande leggiadria, quasi con nonchalance, leva la sua spada, che serve a dividere la luce dalle tenebre, non serve a uccidere e a fare violenza. Quindi la differenza tra la violenza, che è la grande tentazione del mondo attuale, mentre parliamo ci sono nel mondo 77 conflitti, e la forza spirituale, che è quella che ognuno di noi nel proprio piccolo cerca di assumere. Allora concludo, poi vi racconto solo un episodio che riguarda voi. Io credo che esistano oggi nel mondo, pur nell'inquietudine, tra tutti i problemi che ci sono, tanti punti luce, persone, movimenti, realtà, che fanno bene le cose buone, che costruiscono sostenibilità, qualità della vita. Tuttavia questi punti luce non fanno ancora costellazione. Spesso non si conoscono, sono separati. Oggi noi ne abbiamo messi insieme alcuni di straordinaria importanza. Io credo che ognuno di noi nel proprio piccolo questo debba fare, fare in modo che i punti luce facciano costellazione. E arrivo, vi dico solo un paio di cose. Non so quanti di voi conoscono Gabriele Tardio, questo libro che è stato scritto sulle vie dell'Arcangelo, in cui racconta come noi, quando io ero presidente del WWF, abbiamo rilanciato un pellegrinaggio, quello da Vieste, Monte Sant'Angelo, che era stato dimenticato e gettato nell'oblio. La cosa è andata così, io lo racconto nel mio libro In viaggio con l'Arcangelo, che non sto certo qui a raccontarvi perché non ho tempo, comunque è un libro che ho scritto, uscito nel 2000 e che è stato adesso ripubblicato da Edizioni Mediterranee, e racconto che era una notte d'inverno del 94, del 95 anzi, e nevicava, era luna di notte, io avevo passato una giornata faticosissima in giro per le scuole come presidente del WWF, i miei mi stavano portando in albergo, comincia a nevicare, una magia, come sempre questi fiocchi di neve che scendevano leggeri, e uno di loro, Gino Santoro, che era il delegato del WWF, dice: pensa quanto sarà bello adesso nella foresta umbra, e un altro dice: andiamo, detto fatto, siamo andati. Cinque matti a luna di notte nella foresta, una cosa indimenticabile. A un certo punto, camminando nella foresta, io vedo una specie di sentiero che sprofonda nel buio. E dico: ma quello cos'era? Cioè, quello era il sentiero di San Michelare. E chi sono questi San Michelare? E loro mi raccontano. Mi raccontano che era il sentiero che facevano i pellegrini a piede da Vieste attraverso la foresta umbra. E io dico: ma adesso lo fanno ancora? No, non lo fanno più. Ormai è dimenticato, è stato gettato alle ortiche. E io dico: che peccato, sarebbe bello recuperare il sentiero e rifare il pellegrinaggio. L'ho detto così. Dopo un po' di mesi questi mi telefonano e dicono: guarda che noi abbiamo ritrovato il sentiero, adesso tu vieni il 29 settembre per il pellegrinaggio. Io sono scesa, era il 29 settembre del 95, pensavo che fossimo quattro gatti, non so, 20-30 persone. Alle 3 di notte a Vieste, beh, incredibile, come se avessero solo aspettato un segnale, centinaia di persone condotte da un vecchio signore che si chiama Antonio Silvestri, vestito di velluto, sapete quei vestiti vecchi degli agricoltori dell'epoca, aveva trovato il campanaccio che serviva per questi pellegrinaggi. Per farvela breve, abbiamo rifatto tutto il percorso con centinaia di persone di notte, approdando qui la mattina, veramente una magia a Monte Sant'Angelo. E da lì è ricominciato poi il pellegrinaggio. Ecco come rinascono le cose, come si mettono insieme i punti luce. Quindi io adesso vi dico solo due cose del film, perché non si raccontano mai le trame del film e neanche si fanno i dibattiti dopo. Vi ricordate il grido di Moretti, no? Il dibattito no, quindi vi risparmieremo il dibattito dopo.
Ecco, però perché io ho accettato che i ragazzi mettessero in fondo, liberamente tratto dal libro di Grazia Francescato, mentre non racconta per niente la mia storia, per niente? Perché loro hanno letto il libro e giustamente hanno puntato l'attenzione su Michele, perché i miei libri per quello sono fatti, perché non, diciamo, per attirare l'attenzione su una persona o l'altra, ma sul focus, sul punto luce che è Michele. E mi ha interessato vedere la loro interpretazione di Michele, che è un'interpretazione molto tormentata, lo vedremo, molto sofferta, molto diversa dalla mia, che è così più solare, più aperta, più gioiosa. Però è molto importante il modo in cui loro si approcciano a Michele, che è un modo in bilico tra lo scetticismo e la voglia di credere, che poi alla fine non vi dico come finisce, perché sennò vi tolgo il piacere di vederlo. Quindi questi ragazzi hanno presentato questo film il 2 maggio a Roma, al Cinema in Trastevere, quindi c'eravamo tutti, e poi, guarda caso, parlavamo stamattina delle sincronie, dove lo vanno a presentare? Ad Avigliana, quindi praticamente anche lì a casa dell'Arcangelo. Poi mi hanno chiamato qualche giorno fa e mi hanno detto di andare a Monte Sant'Angelo. Io ovviamente, se chiama l'Arcangelo, non posso dire di no, sono tenuta a essere presente, militante, quindi sono qui per dirvi, guardiamo insieme come questi giovani, che comunque sono alla ricerca, che comunque hanno bisogno